Eccoci, Andrea Berton dopo il suo discorso all'Olmo di Cornaredo, uno dei più famosi marchesi boi. Beh, sicuramente Marchesi è stato importante nel mio percorso e io cerco di essere importante nel percorso dei miei collaboratori perché ovviamente credo che identificarsi su un maestro sia un segnale di maturazione anche secondo me, quindi per me Marchesi è stato importante, mi ha permesso di conoscere il mestiere di cuoco e soprattutto mi ha fatto capire l'importanza di quello che stavo facendo e questo è quello che sto trasmettendo io ai miei collaboratori e a chi lavora con me in cucina, quindi far capire l'importanza di quello che è oggi il nostro lavoro credo che sia un valore molto importante, ma soprattutto far sì che assumano delle responsabilità fondamentali per una crescita professionale. Quindi questi sono gli aspetti principali che io trasmetto a chi collabora con me. Ci hai parlato dell'importanza sia della cucina che della sala. Nei tuoi ristoranti come crei questo collegamento e come formi soprattutto i ragazzi di sala, visto che devono portare al cliente la bellezza e la bontà di un piatto? Lo creo creando sinergie, che è l'aspetto più importante del mio lavoro, dove le persone che stanno in cucina e le persone che stanno in sala devono conoscere entrambe quello che succede in un reparto e quello che succede nell'altro reparto. Questo mi permette di avere un gruppo di lavoro che condivide tutto quello che succede nel ristorante. Questi sono gli aspetti importanti. Chi sta in sala deve sapere cosa succede in cucina a 360 gradi, chi sta in cucina deve sapere cosa succede in sala anche, a prescindere. Perché più informazioni tutti hanno legate a quello che è il nostro lavoro, e meglio la macchina funziona. Questo è un po' la mia filosofia e il mio modo di gestire quello che è un ristorante. In ultimo, una domanda che mi piace sempre fare a voi chef: se Andrea Berton fosse un suo piatto, quale sarebbe? Sì, beh, il pane, dico, perché il pane secondo me è il cibo che ci identifica nel passato, il cibo che ci identifica oggi e sarà il cibo che ci identificherà nel futuro. Quindi il pane secondo me permette di fare tantissime cose. E allora ti chiedo ancora una cosa, progetti futuri, a quanti ristoranti ambisci? Progetti futuri, consolidare quello che attualmente sto facendo, che è abbastanza impegnativo e soprattutto non mi annoia. E in futuro ci sono dei progetti che si stanno sviluppando perché, come dicevo prima, non mi piace annoiare. Grazie Andrea. Grazie a voi.